Con due decreti successivi alla manovra del 23, sempre per quanto riguarda i vigili del fuoco, abbiamo disposto anche l'assunzione straordinaria di un contingente di 112 unità tra direttivi e ispettori, con uno stanziamento di oltre 5 milioni per il 23 che va a crescere negli anni successivi, e il potenziamento delle dotazioni organiche per 550 unità, anche qui con una spesa di oltre 5 milioni per il 2023 che va a crescere negli anni successivi. Sempre sul fronte del personale del comparto, in questi mesi abbiamo stanziato i primi 10 milioni di euro per la stipula delle polizze assicurative per la tutela legale, per la copertura della responsabilità civile verso terzi, con specifico riferimento alle forze armate, compresa l'arma dei carabinieri. Abbiamo messo a punto la riforma delle casse di previdenza, che è una riforma che so essere molto attesa, che vuole ridurre le disparità tra gli iscritti, anche con uno specifico fondo che è dedicato ad assicurare le risorse necessarie.